Salve gente, bentornati. Pasqua si avvicina. Erano già uscite da tempo le fragranze pasquali e ora però vi faccio il video recensione delle due fragranze più un'altra che non so se si vede, che è la vanilla cupcake, viene sempre inserita nei set, ma è una continuativa. Comunque sono queste due fragranze edizione limitata praticamente, cioè fino all'anno dopo finché vorranno proporle. E sono la Jelly Bean e la Happy Spring. Iniziamo con la nuova, che è la Happy Spring, che praticamente è una fiorita. E io infatti l'ho lasciata nella categoria Mastolin di fiori. La Yankee a proposito dice: vivace fragranza che ricorda il profumo del bouquet di fiori selvatici e di bianchi boccioli. Nella foto ci sono i tulipani. Annusata fredda, praticamente sembra un mazzo di fiori piantato in un vaso e messo là. E questo è quello che si sente da annusata fredda, proprio questa immagine io mi sono immaginata. Quando la sono andata ad accendere è sì fiorita, però non cimiteriale, cioè non sembra una corona di fiori. Secondo me, ovviamente, le fiorite sono sempre un po' uno spaccato tra chi la sente proprio bel fiore e chi invece gli ricorda il cimitero. Da accesa invece migliora un sacco, perché è una fragranza, l'ho usato penso questo termine solo con un'altra profumazione, cioè è divertente come profumazione, cioè non è nulla di che, cioè ci sono profumazioni che credo che siano estremamente più buone, però è una fragranza che fa sorridere fondamentalmente, è allegra come fragranza, che sto dando degli aggettivi a una cosa che non può avere queste caratteristiche, però vi garantisco che a mio personale è allegra questa fragranza qui, è fiorita però non è fiorita, cioè non sento proprio il fiore, però è happy proprio, come lo dice, è happy spring, ed è, vabbè, è la nuova, è un gran bel colore, è la nuova pasquale del 2017. Poi invece abbiamo una storica, questa qua è stata la mia prima giara, oltretutto, la Jelly Bean, che sono questi fagiolini di gelatina, che poi non è troppo gelatinoso, ecco, è più sono caramelle. E ovviamente è stata la mia prima giara tartizzata, è stata la mia prima giara che ho tentato ad accendere e poi ho tartizzato e ho scoperto tutto il mondo e tutto ciò che ne è conseguito. E è una, non si sa perché c'è la sezione, l'etichetta con scritto Collector Edition, quindi comunque sarebbe una food and spice, ecco, si mangia. E io la metto tra le diabetiche ovviamente. La Jelly Bean, la Yankee della Jelly Bean dice: un abbinamento perfetto per il vostro dolce preferito, una manciata di fagioli di gelatina d'uva ricoperto di zucchero e pronto a godere con qualche limone e lampone aggiunto nel mix. È una fragranza che è uscita almeno dal 2015, se non anche il 2014, non me lo ricordo, e perché poi ho iniziato col 2015 a questa rovina è iniziata nel 2015, e sa appunto di caramellina, spicca tra tutte comunque quella uva, perché la gelatina di uva tra tutte spicca, però poi c'è tutto un bel amalgama, cioè come se fosse che prendi una manciata di questi fagiolini che sono un po' tra uva, limone e lampone, però tipo 50% uva, poi fai un 25% limone, un 25% lampone, che un pochino fanno il frizzosino, un pochino fanno il molto dolce, te li butti in bocca e questo è quanto. E è buona, la si sente bene tartizzata, accesa per me è stata una caporetto, quindi non ho nemmeno la più pallida idea di qua, magari si sente anche accesa, c'è tanta gente che la si sente accesa, io però l'ho tartizzata. Queste sono le due fragranze che si trovano anche in un set, non mi ricordo come si chiama il set, non mi ricordo nemmeno il prezzo, questi prezzi sono sempre i soliti, leggere e grandi, insieme sono 1, 2 e il votivo, non so se si vede, mettiamo così, della vanilla, che forse mi sa che non si vede, che ho indicato, della vanilla cupcake, che è un'altra che c'è dentro questo set, e tutte le ho prese da sito che
che poi io ce l'ho vicino, quindi ci vado fisicamente, perché è anche un negozio fisico, www.casainshop.it della Milena, dove mi rifornisco. Queste sono solo pasquali, questa qua invece mi raccomando è tutto l'anno, quindi non abbiate fretta, cioè nel senso, se la volete prendere prendetela, però non è edizione limitata tra virgolette come queste due. E queste sono le profumazioni pasquali del 2017, e se siete curiosi, non c'entra niente col mio abito, di sapere cosa ho sugli occhi e sulla bocca, vi lascio il link del negozio dove ho acquistato sotto sempre nell'info box. E questo è quanto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!